Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra consulente in nutrizione. Desiderate tornare in forma ed essere sempre al top? Contattatemi su Facebook, mi trovate anche su Instagram. Ciao a tutti amici ed amiche di Steiny Channel e ben ritrovati a casa Steiny in versione Amarcord, quarta puntata. Oggi vi voglio parlare delle due finaliste di Euro 2020, ovvero Italia ed Inghilterra. Sarà la nona partita in match ufficiali tra le due nazionali e il bilancio è nettamente a favore degli azzurri, che hanno perso solo una volta nel lontano 1977, quando tra l'altro avevo un anno. Record, cucchiai, la storica vittoria di Wembley grazie alla rete di Gianfranco Zola, l'italiano di Inghilterra. Ma oggi vi voglio riportare alla memoria ciò che accadde il 7 luglio del 1990. Mondiali italiani, stadio San Nicola di Bari. In programma c'è la finalina che vale il terzo e quarto posto proprio tra Inghilterra ed Italia. Per il terzo posto, una novità assoluta in ambito iridato, il confronto tra Inghilterra e Italia. 7 luglio, siamo a Bari. Questa sfida vale di più teoricamente della posta in palio di consolazione, ovvero le medaglie di bronzo. Per l'Italia è la chiave per uscire dal mondiale italiano a testa alta, dopo la delusione patita contro l'Argentina. Mentre per gli inglesi la partita può valere, al di là del piazzamento, una riapertura di credito internazionale e, come in effetti avverrà, il ritorno delle squadre dei club nelle competizioni continentali dopo 5 anni di stop forzato a seguito degli incidenti dell'Eisel. A differenza delle altre gare, Mister Vicini fa scendere in campo Vierkoud e Ferrara, che debuttano nel mondiale, mentre in attacco si affida alla coppia Baggio-Schillaci. Si è smarcato Ferrara, controlla molto bene il pallone il napoletano per Baggio. Giannini in buona posizione, fermato da Wright, recupero ancora da parte di Ferrara, il tiro parato, il palo e Schillaci sulla palla, non riesce a deviare, ancora Schillaci in possesso della palla, prosegue l'azione italiana e poi c'è un fallo di Baggio. Italia vicinissima al gol, 27esimo minuto e mezzo, un palo di Ferrara e poi eccolo inquadrato Ciro Ferrara al suo debutto in questo campionato del mondo. Ecco la sua conclusione che viene ripetuta, para il portiere, finisce sul palo e Schillaci è sfortunato, la palla gli schizza in maniera tale che non può controllarla e spingerla in rete. Nella ripresa ci pensa una furbata di Roberto Baggio a far sì che la nostra nazionale passi in vantaggio. Fermato Schillaci, disimpegno al portiere. Malinteso, la palla riconquistata dagli azzurri, porta quasi vuota, gol! Italia in vantaggio, 1-0 e siamo al 25esimo minuto del secondo tempo e Baggio ha riconquistato un pallone in area di rigore. Reagisce l'Inghilterra, Walter Zenga, l'uomo ragno, riesce a metterci una pezza, ma successivamente nulla può sul colpo di testa di David Platt che vale l'1-1. Bjerkovo dalle prese con Lineker, Lineker mette al centro Baresi, poi Webb va al tiro, bravissimo Zenga che corre poi anche a cercare di evitare il calcio d'angolo, ma la palla rimane in campo, Lineker ancora, la palla è da giocare, grande parata di Zenga sul tiro di Webb. E la bella parata di Zenga, la palla era proprio indirizzata all'angolino. Steven Dorigo va al cross verso Platt, colpo di testa e pareggio dell'Inghilterra con un colpo di testa di David Platt. 35esimo minuto del secondo tempo, Platt ha pareggiato di testa, terzo gol in questo mondiale dell'inglese, cross di Dorigo, colpo di testa di Platt, tutto da rifare, 1-1. A pochissimi minuti dal termine, il nostro uomo simbolo del mondiale 1990, Totò Schillaci, si guadagna un calcio di rigore.
può essere l'epilogo del mondiale delle notti magiche inseguendo un gol. Lo inseguiva quel giorno soprattutto Salvatore Schillaci, a caccia di una rete per staccare il cecoslovacco Skouravi. Anni dopo rivelò: Baggio mi diede il pallone dicendomi: Totò, segna e vinci la classifica dei cannonieri. Schillaci, Schillaci, tiro, gol, Italia torna in vantaggio, sesto gol di Schillaci che diventa capocannoniere assoluto del campionato del mondo. 40° minuto del secondo tempo, rigore di Salvatore Schillaci, Italia ancora in vantaggio e per Schillaci è il sesto gol personale, diventa in questo momento capocannoniere assoluto del campionato del mondo. Termina la sfida, 2-1 per l'Italia. Si può festeggiare la medaglia di bronzo e il capocannoniere, Totò Schillaci. Gli anni 80 finivano in quel momento, con un sogno spezzato, ma era pur sempre un sogno. Il tempo a nostra disposizione è scaduto e per cui si conclude qui la quarta puntata di Casa Stene in versione Marcord. Vi ringrazio come sempre della vostra cortese attenzione e vi aspetto sempre qui su Stene Channel. Ciao a tutti.